radiovacanze.com, prima e dopo le ferie. Ciao a tutti da Gianluigi Radio Vacanze, anzi Gianluigi Viaggio e Vedo, perché prima di tutto sono un vostro collega. Allora, questo video è dedicato principalmente agli operatori del settore del turismo, perché molti mi sono arrivate delle domande, a molti colleghi mi hanno detto: ma tu che cosa fai? Lo speaker radiofonico? Fai l'agente di viaggi? Beh, innanzitutto spieghiamo. Io sono un agente di viaggi. Dal 1993 ho fondato insieme a mia moglie la Viaggio e Vedo. Oggi ci lavoriamo io, mia moglie e mio figlio. Ognuno col direttore tecnico, io che mi occupo di questa parte radiofonica e mio figlio la biglietteria e banconista e cose varie. Bene, questa è la parte che diciamo riguarda. Ora parliamo di Radio Vacanze. Come si fa ad arrivare a questo qui? Questo è il sito di Radio Vacanze. Come ci siamo arrivati e perché? Bene, intanto io vengo da un'esperienza positiva con Radio Dimensione Stereo, una radio web della capitale, abbiamo fatto diversi passati insieme e a quel punto ho detto: beh, invece di andare in giro a fare i volantini facciamo questa cosa della radio. Sono andato a scuola di speaker radiofonico e per perfezionare ancora di più, e alla fine abbiamo comprato un server in Francia che ha circa 5.000 contatti contemporanei. Abbiamo comprato una licenza delle musiche in Lussemburgo e praticamente siamo partiti. Allora, ho comprato su una piattaforma californiana 100 ore e più di spazio radiofonico. Bene, andiamo a vedere allora come funziona il tutto. Intanto, sicuramente bisogna avere del materiale. Ecco, questo è un microfono unidirezionale che permette, pur stando dentro l'agenzia mentre gli altri parlano, parlando soltanto qui e con il potenziometro che è qua dietro e l'amplificatore e quant'altro, si può isolare e si prende soltanto le persone. Poi abbiamo l'audio che esce dal computer con questa cassa a cui è attaccato l'auricolare che appunto porto io per sentire come si sta lavorando, e qui abbiamo 4 accessi di cuffie, uno sdoppiatore praticamente, che chi viene in trasmissione con me può ascoltare e mettersi le cuffie e parlare al microfono. Ovviamente invece queste sono le mie, mi isolo un pochettino anche per essere un po' più concentrato. Ora, come avviene? Bene, ecco, questa è la piattaforma radiofonica, come dicevo. Vedete bene che ci sono già in 8 mesi e poco più circa 30.000 ascoltatori, 27.000 rotti. Queste sono le persone che seguono i miei programmi, e poi ci sono due altre radio web che riprendono le mie trasmissioni. Radiovacanze.com, solo il meglio della musica indipendente. Radiovacanze.com, viaggia in nostra compagnia. Il mondo di Radio Vacanze. Tutta un'altra musica. Buongiorno e buon sabato. Oggi abbiamo preso un attimino di tempo, che tanto che aspettiamo degli appuntamenti che abbiamo, per parlare della seconda parte di Radio Vacanze. Dunque, abbiamo cominciato con l'inquadramento della nostra piattaforma californiana, quella dove vengono totalizzati gli ascolti e varie altre indicazioni. Questi sono gli ascolti, come vedete, rispetto all'altra volta ci sono circa 1.000 persone in più, sono aumentati anche i follower. E poi qui c'è l'impostazione della libreria musicale, le statistiche, insomma tutto quello come viene ascoltata la radio. Ecco, vedete, una cosa un po' molto importante per avere una idea più diciamo dettagliata. Questo diciamo che serve soprattutto agli addetti ai lavori. Poi ovviamente nella libreria musicale abbiamo tutti i brani, gli effetti, i jingle, tutto quello che può servire per fare una diretta radiofonica. Ora passiamo a quello che c'è da scoprire ancora. L'altra volta vi avevo fatto vedere anche la regia, eccola qua, questa regia automatica che è l'anima della radio, diciamo. In questa parte qua vi avevo detto che si vedevano appunto tutto quello che è caricato. Qui è la playlist che sta andando in onda, e questa è quella che è passata. In questo momento stiamo sentendo Luis di Moembro Piano, è un bravissimo pianista. Credo che sia polacco, da quanto mi ricordo. Bene, allora vi voglio fare vedere una cosa. Quando si registra poi un evento e si vuole mandare in onda a una certa ora, abbiamo anche questa possibilità nella sezione eventi. In questo caso vedete c'era caricato il carnevale di Viareggio, che è fino alla settimana scorsa. Ecco, si carica l'evento a una certa ora e così fa appunto nuovo, si carica l'evento singolo
oppure se si ripete ogni giorno, o se si ripete ogni ora, tale giorno e tale ora, e così via. Quando si è appunto terminato, si chiude, in modo che alla programmazione a quella ora va l'evento programmato. Questo è molto importante per i colleghi che vorranno fare un passaggio telefonico a tale ora e a tale giorno. Ecco, questo è determinante. Ora, spiegato questa parte qui, che ecco, così era l'ultima parte della regia automatica, vi voglio far vedere la pagina Facebook di Radio Vacanze. Anche qui c'è una particolarità rispetto agli altri, oltre va bene YouTube, quello che volete. Qui al centro c'è scritto ascolta o listen, in inglese ovviamente, e questa pagina si collega direttamente su Radio Vacanze. È molto importante perché vi dà il benvenuto, ed ecco qui, vedi, adesso è cambiata canzone, qui vi dà l'attore, scusate, il cantante, il compositore, il tipo di tipologia di brano, e potete ascoltare Facebook direttamente alla pagina di Vacanze. Questa qui è un link che abbiamo creato ed è possibile darlo alle agenzie che ce lo chiedono insieme nel pacchetto che vogliono, diciamo, collaborare con noi. Ed è un'altra delle chicche, ma non basta, non finisce qui, perché c'è anche un desktop da scrivania, che è questo qui, vedete questa piccola icona? Anche questo abbiamo messo a disposizione di chi collabora con Radio Vacanze. Questo, lanciandolo in questa maniera, così cliccandoci sopra, si apre direttamente Radio Vacanze sul desktop. Alla stessa maniera, qual è la funzionalità di questo? La funzionalità è che potete inviarlo agli utenti, per quello che riguarda magari, che ne so, il tour operator, posso mandarlo a tutte le agenzie per far ascoltare la programmazione, e le agenzie invece possono inviarlo a tutti i loro clienti per magari dire guardate, alle 5 del giorno vado in onda io su Radio Vacanze. Ecco, questo qui permette di non andare magari direttamente sul sito, andare a cercare, eccolo qui, per dire radiovacanze.com, ma si va, ecco, radio, vedi, mettere Radio Vacanze, come succede, e andare nell'home page. Ecco, con quel desktop va direttamente il link. Dunque, ricapitolando, ecco, grazie sempre ad Alessio, che è il nostro speaker vocalist, che con me compone gli jingle e perciò comporrà anche il vostro se volete collaborare con noi. Ricordiamo che allora, si hanno queste possibilità: uno, intervenire gratuitamente per i famosi 3 minuti di intervista, poi scegliere di collaborare eventualmente vi fa piacere, e avere ben presente una cosa, che qui si parla solo di turismo, perciò intervengono le persone che fanno di questa una professione, non interverrà nessun altro, perlomeno per parlare del nostro lavoro. Un'altra cosa importante è che gli strumenti a disposizione sono veramente tanti, si va dalla regia automatica, dalle conversazioni telefoniche che poi passano in regia e diventano interviste a tutti gli effetti, alla pagina direttamente sul sito di Radio Vacanze con le proprie idee, la propria identità, e poi ovviamente sia al link Facebook sia al link al desktop player da mandare ai propri clienti e da tenere direttamente sulla radio e sul PC. Ora, le musiche sono appunto tutte protette appunto dai senti SIAE, perciò non hanno problemi da quel punto di vista. Si possono passare appunto jingle, interviste, c'è veramente di tutto in una semplice comunicazione, un po' l'alternativa a quello che era una volta il volantino. Adesso ci si arriva direttamente sulla scrivania o al cellulare anche dei nostri amici, dei nostri clienti. Perciò una bella idea fatta da un collega che fa turismo per altri colleghi che fanno turismo, perché bisogna andare alla gente a raccontare quello che è e come stanno le cose, ma lo dobbiamo fare noi. Praticamente, come diceva un carissimo amico, che il panettiere può partire con noi, ma come si gestisce una lista d'attesa lo dobbiamo dire noi. È stato un piacere raccontarvelo, condividerlo, perciò buone vacanze con Radio Vacanze. Ciao a tutti da Gianluigi, vi aspetto, mi raccomando. Quest'anno, prima di fare la valigia, ascolta Radio Vacanze, il check-in per le mete migliori prima e dopo le ferie.